Allora, diamo la parola a Nancy. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Non so, mi devo ripresentare. Comunque sono la rappresentante sindacale dei Sicobas di Torino e lavoro tramite una cooperativa in cui appalto della Cunenhagen e del sito Ineco. Ascoltando tutto quello che è stato detto dagli altri tavoli, oltre a quello che ho sentito e ho partecipato, ho riflettuto su come in fabbrica tutti i giorni c'è un concentrato di tutte queste problematiche. Ho sentito parlare di violenza in tutte le sue sfumature, discriminazione, sfruttamento, precarietà, disoccupazione. Nel nostro reparto ogni turno è massacrante. Dei ritmi e carichi di lavoro che rovinano la salute anche psicofisica. C'è anche l'oppressione dei capi che dicono ai lavoratori, anche urlando a volte, di alzare i ritmi della produzione usando anche parole insultanti per sottomettere la dignità delle persone con il ricatto di lettere di richiamo e licenziamento. Spesso un rimprovero verbale non ha alcun fondamento reale, ma solo per creare un clima di schiavitù. Questa situazione la viviamo particolarmente molto male noi donne lavoratrici. Un esempio sarebbe proprio quello di qualche settimana fa, quando i titolari hanno fatto delle assemblee e hanno separato praticamente il reparto maschile dal reparto femminile. Anche perché in questa situazione che ci troviamo, con questa procedura di licenziamenti, verranno licenziate le 15 donne, quelle con le limitazioni, che, come mi ripeto, ho detto ieri, molte di loro hanno questa limitazione, anche data al lavoro duro che abbiamo svolto, ma non solo, ma anche dato a qualche malattia molto brutta che magari hanno superato. E loro fanno questo tipo di atteggiamento anche per dividere praticamente i lavoratori, per dividere e come dire, trovare in un modo o nell'altro la strada di non essere uniti, di non unire la gente per superare. E comunque hanno fatto questa assemblea dicendo ai uomini state tranquilli, per voi ci sarà lavoro, e hanno escluso proprio le donne da questa situazione. Dopo qualche settimana hanno fatto un'altra assemblea in cui hanno detto, portandoci altri sindacati, la CGIL e CISL, comunque non preoccupandosi nemmeno che la maggioranza dei tesserati della Sicovas hanno portato per convincere le lavoratrici ad accettare il compromesso delle buone uscite e abbandonare la lotta per il posto di lavoro nel nuovo polo logistico di San Mauro che portiamo avanti da 6 mesi. Anche per queste ragioni abbiamo fatto scioperi, tra cui l'ultimo del 26 gennaio, con un presidio di lotta dai cancelli di Iveco, con tutti questi colleghi, con noi, i nostri colleghi uomini che ci hanno comunque sopportato e si sono solidari. Devo essere più breve, ok. Iveco è una grande industria del capitale finanziario, ma è anche una fabbrica che produce autocarri, mezzi blindati. Purtroppo ci troviamo in guerra, noi nella fabbrica abbiamo anche dei lavoratori che provengono proprio da questi paesi, della Russia, Ucraina e i paesi dell'est. Noi siamo con i lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo, con le popolazioni della Ucraina e Russia. Siamo anche con le donne contrarie alla guerra,
le donne, le mamme, le sorelle, le figlie dei soldati ucraini. Anche per queste ragioni di solidarietà facciamo lo sciopero, non solo per la rivendicazione e le rivendicazioni economiche su tutto, la difesa del posto di lavoro, del salario, della dignità come persone, reddito di cittadinanza, diritto alla casa. Abbiamo bisogno della vostra solidarietà, organizziamoci insieme per l'8 marzo, perché sarà una grande giornata di lotta anche nelle fabbriche, preparando delle assemblee con le lavoratrici e i lavoratori per fare uscire fuori le dure condizioni di lavoro e di vita e capire come opporsi per ottenere dei risultati concreti, con quali pratiche di lotta a partire dallo sciopero, anche quello di 8 marzo. Noi lavoratrici ci siamo, aspettiamo anche una vostra mano perché la vercenza di Iveco è un punto cruciale. In questo martedì 7 febbraio 15 lavoratrici verranno licenziate. Anche perché alcune lavoratrici licenziabili sono monogenitore con figli minori a carico, rischiando di finire in mezzo alla strada con i loro bambini per l'aumento dei prezzi, soprattutto della casa e spesa. Per tutte queste ragioni c'è una grande necessità di agire adesso, subito, con un'azione forte, non solo sindacale ma politica, in tante persone che lottano contro questo stato di cose per cambiare. Il diritto di lavoro deve essere garantito a tutte e tutti. Rivendichiamo la nostra dignità, noi ci stiamo, organizziamoci insieme, vi aspettiamo. Lotta dura senza paura.